Buongiorno, questo è il laboratorio di chimica, materiali e biotecnologie ambientali. Qui praticamente si formerà alla fine del nostro percorso di studi un tecnico delle biotecnologie ambientali. Noi generalmente facciamo analisi di matrici ambientali, quali acqua, suolo, e nei nostri progetti di alternanza scuola-lavoro, ad esempio, studiamo come poter velocizzare delle crescite dei piante, dei vegetali. Oppure all'interno dell'Open Day, come accade oggi, mostriamo tutti i nostri progetti e cosa facciamo normalmente in laboratorio. Faccio vedere alcuni degli strumenti che praticamente utilizziamo tutti i giorni. Abbiamo alla mia sinistra i robot Alpha 1S, degli umanoidi dotati di servomotori, che praticamente noi programmiamo tramite smartphone e PC appunto per imparare le basi della programmazione. Ma non è finita qui, infatti noi dell'Istituto ITI siamo dotati anche del NAO, uno dei robot più all'avanguardia del settore appunto della robotica utilizzata per la didattica. Nel nostro indirizzo principalmente utilizzeremo computer, cioè lavoreremo mediante computer e altre attrezzature elettroniche, tra cui macchine fotografiche, tavolette grafiche e così via. Però ciò non significa che abbandoneremo totalmente il disegno in tradizionale. Infatti, come potete vedere, questo disegno è stato realizzato sia con l'utilizzo di un disegno fatto a mano e anche con l'utilizzo di Photoshop, perché qui è tutto editing e così via. Infatti, questo disegno è stato realizzato per un concorso contro la violenza sulle donne a cui partecipammo durante il percorso del terzo anno e abbiamo avuto anche dei vincitori, quindi comunque la nostra scuola, il nostro indirizzo ci permette anche di partecipare a diversi concorsi ed è una cosa molto bella a mio parere, secondo me.